Questo programma è offerto dal Comune di Pescara. Buongiorno Pescara, buongiorno Abruzzo, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bello sentire questa voce. Buongiorno a voi, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Radio ISAV presenta Pescara Miami Coast to Coast, un programma tra la gente e per la gente che dà voce alle persone. Come vi avevamo già preannunciato qui su Radio ISAV in Pescara Miami, da me e da Luca, noi domenica 7 maggio saremo a Villa Celliera per lo Sky Trail, questa gara forte, emozionante, mentale, che si svolge appunto ai piedi del Voltigno e sul Voltigno. E per parlarne abbiamo oggi con noi Matteo Scattolini, che è membro della polisportiva Sci Club Villa Celliera. Matteo, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno. Allora Matteo, tu sei anche quello, la persona che si occupa invece del tracciato. Parlaci un po' di questa gara, perché noi sappiamo che la partenza è domenica 7 maggio alle 8.30, però ci sono due tracciati da 33 e 19 km che si protrarranno da Villa Celliera poi per tutte le montagne che abbiamo lì sul Voltigno. Sì, siamo giunti alla quinta edizione di questo bellissimo evento sportivo. Sulle nostre montagne, le montagne di casa. Io sono un grande appassionato di questo sport, sono membro sì della polisportiva Sci Club Villa Celliera e mi hanno designato come tecnico dei sentieri, mi occupo della cura dei tracciati di gara. Che dire, abbiamo due distanze. Abbiamo, dall'anno scorso stiamo promuovendo questa distanza Sky Marathon, lo dice la parola stessa, Sky perché si corre a fil di cielo, Marathon lo dice la parola stessa, è proprio una maratona, una gara veramente impegnativa, tecnica, insomma non è per tutti, ci vuole un adeguato allenamento per affrontarla al meglio. Ma oltre allo sforzo fisico, io direi che ci vuole proprio l'approccio mentale, proprio lo spirito trail, ecco, stare ore e ore immersi in posti, sarò pure di parte, però sono veramente oggettivamente posti magnifici, unici al mondo, panorami indimenticabili, ed è questo che principalmente dovrebbe venire ad apprezzare l'atleta che sceglie di correre la nostra gara. E inoltre c'è una distanza più corta, però non è un ripiego. Anche per affrontare la 19 km è necessario essere ben allenati, perché è piccola ma è bella compatta, è bella ignorante, c'è anche lì un bel dislivello. Allora, la lunga sono 2100 di dislivello positivo, la corta sono 1200 ed è pure bella ignorante. Non serve tutta la preparazione come serve per la lunga, però pure la corta non è da sottovalutare. Piano piano la finiscono tutti, però sempre meglio non prenderla troppo sotto gamba. Eh sì, sono due gare difficili tutte e due, sport, natura, ma poi ci sarà anche il buon cibo, perché in piazza, da dove si partirà alle 8:30, verranno allestiti diversi stand, tra cui quelli sportivi, ma anche e soprattutto quelli culinari, dove si può mangiare, o no? Sì, ci saranno i nostri amici del Maracanzibo d'Abruzzo con il loro furgone e i loro panini, con tutta roba genuina, tutta roba nostrana. Paninazzi veramente importanti, degni di un ottimo reintegro di una gara così importante. E poi i nostri alpini, il gruppo ANA di Villa Celliera, si dedicheranno agli immancabili arrosticini di Villa Celliera, il tutto innaffiato da birra a fiumi, il nostro Montepulciano d'Abruzzo pure non può mancare, ci sarà la genziana per digerire, che pure la facciamo in casa, dolci fatti in casa, insomma tutto quello che serve per reintegrare al meglio dopo un'avventura del genere in mezzo alle montagne, no? Sì, perché tutto poi gli atleti sono degli eroi, lo ricordiamo, 8:30 la partenza, si può assistere a tutta la gara dalle 9, mangiando anche fino a quando non arrivano gli atleti nel tardo pomeriggio. Ci saremo anche noi
come Radio ISAV, perché grazie a te e ai tuoi collaboratori avremo le notizie in tempo reale dei vari passaggi degli atleti. Matteo, torniamo un Certo, attimo sarete per sempre chiudere. aggiornati, guarda. Sì, torniamo per chiudere invece sugli atleti, qual è il record che finora c'è, magari sulla 33 km. Le tante famiglie che poi arriveranno da fuori, perché come mi confidavi nel fuori onda avete più di 100 iscritti. Beh, l'evento negli ultimi anni è cresciuto parecchio. Ringrazio qui pubblicamente il comune di Villa Celiera, in primis l'amico sindaco Domenico, che lui è il pioniere, però insieme alla polisportiva mi hanno dato carta bianca per curare la parte tecnica e anche l'iscrizione a diversi circuiti che portano atleti da tutta Italia. Ci sta l'iscrizione a ITRA, che ha valutato le nostre due gare con 2 punti alla lunga e 1 punto alla corta, pure attira atleti da ogni parte d'Italia. Il circuito UTMB, il circuito locale vorrei menzionare Abruzzo Mountain Race, con altre 5 gare in giro per le nostre bellissime montagne abruzzesi. Ci sarà una classifica finale di tutti i partecipanti a tutte le gare del circuito, mentre come tempo da battere, siccome il percorso della gara lunga coincide con quello dell'anno scorso, quindi abbiamo questo metro di paragone, il tempo di 4 ore del nostro amico, che approfittiamo per salutare, Maurizio D'Andrea, fortissimo corridore sia su strada che di montagna, una belva. L'anno scorso ha impiegato 4 ore, quindi o lui o chi al posto suo migliorerà questo tempo riceverà un premio in più. Perfetto. Mentre la corta, sfidiamo il vincitore della corta a chiuderla sotto le 2 ore. Che è È un una cosa tempone. nuova. Eh sì, è un tempone. Allora, Matteo, io ti ringrazio per essere stati con noi. Rinnovo l'invito a tutti i radioascoltatori e a quelli che ci seguono in TV, per domenica 7 maggio, Sky Trail del Voltigno a Villa Celiera. Giornata di sport, natura, atleti, ma anche e soprattutto del buon cibo per gli amanti della buona forchetta. Grazie Matteo per essere stati con noi. Grazie a voi, ci vediamo il 7 maggio a Villa Celiera. Questo programma è offerto dal Comune di Pescara. Buongiorno Pescara, buongiorno Abruzzo, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bello sentire questa voce. Buongiorno a voi, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Radio ISAV presenta Pescara Miami Coast to Coast, un programma tra la gente e per la gente che dà voce alle persone.